Cari amici, cari bambocci, ma soprattutto care sorelline in calore, siamo di nuovo qui con Apex Legend, il gioco che sta fottendo a pecora Fortnite. E ci sto godendo come un maiale. Ma oggi non sono qui per mostrarvi le mie vittorie incommensurabili, ma bensì per informarvi di un cambiamento stratosferico che sta per avvenire su Apex Legend, gioco superiore. Praticamente dei dataminer, i dataminer, come voi sapete, o se non lo sapete ve lo dico io, sono persone che scavano nel codice di gioco, analizzano linee di codice, analizzano le scritte, i comandi, eccetera eccetera, hanno scoperto che ben presto saranno finalmente introdotti dei veicoli su Apex Legend. Il primo che sarà introdotto sarà il veicolo rodeo da tre posti, sarà un overbike, quindi una motoretta a tre posti con ovviamente un pilota e due passeggeri, un po' come la sidecar di PUBG per capirci. E se voi notate effettivamente la mappa Red Eye Canyon, quindi la mappa praticamente quella di base di Apex Legend, poi ne saranno aggiunte tante altre sicuramente, come potete notare, dicevo, è stata impostata già con delle strade, delle rampe, e quindi è già fattibile l'inserimento di questi veicoli sulla mappa. E questo cosa ci fa capire? Che ovviamente gli sviluppatori stavano già sperimentando e stavano già pensando a questa mappa con l'introduzione dei veicoli, ma anche il gioco stesso con l'introduzione futura di alcuni veicoli. E questo mi fa capire che con le dovute modifiche alla mappa, quindi togliendo praticamente i mezzi che sono statici in mezzo alla strada e inserendo ovviamente rampe eccetera eccetera, si può fare veramente una mappa coi controcazzi per i veicoli. Ovviamente i dataminer hanno scoperto questo analizzando il codice di gioco, che ve lo metto qui come foto così potete vedere voi stessi, che si chiama Rodeo ed è una striscia di codice che ovviamente per un inesperto non vale niente. Ma soprattutto questa cosa ci fa pensare? Ci fa pensare che oltre ai veicoli, e questo sarà il primo di tanti altri, ci saranno ovviamente delle armi opportunamente modificate per distruggere i veicoli, perché è vero che le armi che ci sono già, alcune sono molto forti, ma se vi trovate gente su un veicolo dovete avere ovviamente anche il bazooka, e sicuramente ci sarà un lanciamissili, bazooka eccetera eccetera per contrastare questi veicoli. Ma soprattutto in futuro metteranno anche tante altre novità, tra cui il team deathmatch da 20 contro 20 contro 20. Poi metteranno ovviamente l'aggiunta dei titani, si vocifera anche dei titani, ma questo ovviamente molto più in là sicuramente. Prima sperimenteranno il veicolo classico, l'overbike. E insomma, ci sono tante altre cose che stanno venendo fuori, battle pass, ci saranno nuove armi, nuovi eroi, insomma poi vi terrò aggiornati con altri video praticamente. Quindi state allerta perché questo gioco sta diventando mostruoso, preparatevi all'apocalisse. Noi ci ribecchiamo tutte le sere alle 9:05 su Twitch, sito superiore, con le dirette live streaming, quindi iscrivetevi su Twitch perché le faccio solo su Twitch le live, e qui ovviamente sul sito inferiore con i soliti video stratosferici delle mie vittorie, degli epic fails eccetera eccetera. Tanti like per Capo Bastone, iscrivetevi a Twitch e ci ribecchiamo alla prossima. Saluti, saluti. Tanti like per Capo Bastone. Agagagagra.